stata una partita, io sono qui da 10 giorni, i ragazzi veramente è un gruppo che può fare delle cose importanti, lo hanno dimostrato oggi, perché in 10 giorni di collaborazione con me hanno assimilato già buona parte dei dettami di gioco che io preferisco, che loro seguono durante le partite, stanno rispecchiando in pieno quello che è il lavoro fatto durante la settimana. Stiamo riducendo quindi anche le passività. Contro una prima in classifica è stato importante subire un solo gol su azione in movimento, l'altro quindi sul rigore, però un solo gol su un'azione di movimento significa che la squadra sta veramente lavorando bene, e io sono molto fiducioso proprio perché seguono, li trovo con gli stimoli giusti per raggiungere quello che sarà l'obiettivo finale, che per adesso è la salvezza. Questo stato di forma quanto può andare avanti? Come crede possa migliorare in queste settimane? Teresa ha enormi margini di miglioramento, siamo solo all'inizio, ripeto, in 10 giorni c'è stato un miglioramento notevole per quanto riguarda la situazione tattica in campo nel collettivo della squadra. Per quanto riguarda la condizione fisica miglioreremo sicuramente, nel mese di dicembre lavoreremo e faremo dei richiami alla preparazione e faremo degli accorgimenti che saranno poi giusti e utili per portare fino alla fine il Virtus Teresa Calcio 5 all'obiettivo. Ringrazio per la presenza.